Viva la Radio Network, siamo qui a Trapani alla Libreria del Corso in compagnia di Giacomo Di Girolamo e, ciao Lisa. Ciao, e Francesco Timo, qui ciao. Per presentare il libro Non più mille, lo sbarco di Garibaldi a Marsala, storia di un monumento menato di una memoria negata, edito da Coppola Editore. E allora Giacomo, un libro inchiesta, no? Una storia per molti aspetti strettamente locale, per altri profondamente nazionale. Sì, perché noi ci siamo chiesti cosa sta succedendo al nostro paese, un paese nel quale c'è una forza politica di governo, la Lega, che pratica, diciamo, annesso nel suo programma la secessione, nel quale è di moda di fare contranazionale, un paese nel quale il presidente emerito della Repubblica Ciampi si è dimesso dal comitato dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia in polemica con la disorganizzazione generale, un paese che, per usare le parole di Galli della Loggia, è un paese senza religione civile, cioè non c'è un senso dello Stato, non c'è un senso di un'Unità d'Italia. E a questa domanda noi abbiamo trovato una risposta monumentale, nel senso che è una risposta che a Marsala, che è stata la città forse più importante nell'epopea garibaldina, e a Marsala proprio noi abbiamo la risposta alla domanda perché non sappiamo ricordare, ed è a lungomare, ed è il cadavere cementizio del monumento Emilia, a due passi poi dal centro storico, a due passi dal centro storico, che sta là a fare bella mostra di sé e nel lungomare di Marsala. Noi nella nostra radio, a proposito di Viva la Radio, e nella nostra radio abbiamo trattato più volte di questo monumento ai mille, di quest'opera incompiuta a Marsala. Poi però ci siamo accorti a un certo punto che ogni volta che ne trattavamo la gente ci chiedeva di parlarne, di ricostruirne, ognuno aggiungeva pezzi di memoria, e quindi abbiamo chiesto ai nostri radioascoltatori e ai lettori del nostro portale marsala.it di aiutarci in questo esercizio di memoria collettiva, no? Di contribuire un po' a scrivere, a ricomporre un po' la storia. A scrivere la storia di questo monumento. Abbiamo scoperto che questo è solo l'ultimo dei tentativi fatti per onorare la memoria di Garibaldi ed Emilia a Marsala, che ci sono 150 anni di storia e più di 3 tentativi, insomma, per erigere un monumento che non si è mai costruito per motivi più assurdi, sia perché mancavano i soldi, sia per la cattiva politica, sia per la cattiva burocrazia, sia soprattutto perché questa storia è più recente. Nell'86, quando venne inaugurato proprio quel cantiere dell'ultimo Monumento Mille, venne Craxi, allora Presidente del Consiglio, a inaugurare in pompa magna questo cantiere. Dopo 2 anni quest'opera faraonica fu bloccata perché abusiva. E Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera mi ha parlato come di una strabiliante inchiesta su un secolo e mezzo di promesse, intoppi, dispetti, sciatterie. Francesco, nella vostra ricerca e poi analisi dei documenti, qual è stato l'intoppo, o per dirla alla maniera di Gian Antonio Stella, la sciatteria più clamorosa? In 150 anni sono stati tanti gli intoppi che abbiamo riscontrato. Abbiamo per esempio scoperto che nel 1910, quando si è parlato seriamente di fare un monumento, c'è stata una legge, la prima delle due, siamo stati trovati i soldi per realizzare un monumento. Peccato che quelle 50.000 lire che servivano all'epoca per realizzare il monumento di Ximenes, tra l'altro, quindi un autore abbastanza famoso, le cui opere sono in Italia e nel mondo sparpagliate, furono prese dal comune. Quel monumento rimase solo in una cartolina che circolò fino agli anni 60, per esempio. Le persone venivano a Marsala convinte di trovare quel monumento che vedevano in una cartolina, e purtroppo invece non c'era. E tante. Io non so se si vede la riproduzione, signora, della cartolina che girò per 50 anni. Un monumento mai esistito che faceva tanta rabbia ai marsalesi. Sì, no? Sì, anche perché sembrava quasi una presa per i fondelli, no? Così come anche il primo monumento, per esempio, che forse segnò e segna con il suo motto tutta questa vicenda, la colonna commemorativa del 1893, detto che ancora non c'è dopo 150 anni. Infatti, fino all'amministrazione poi Carini attuale. Il volume vanta, lo dicevi poco fa tu, la prefazione tanto di un amatore, giornalista del Sole 24 Ore, naturalmente, e di, appunto, come dicevi tu, Roberto Alaimo, no? Giornalista e scrittore che si è occupato appunto dell'introduzione. Qual è stato l'apporto, il contributo di questi due giornalisti a un lavoro di questo tipo? No, il contributo è stato, nel caso proprio di Amatore e di Alano, proprio quello della mera introduzione, nel senso che gli abbiamo chiesto di scriverla e lo hanno fatto, però è importante dire che a parte loro
ci sono stati tantissimi altri colleghi che ci hanno dato una mano, soprattutto in una fase particolare del lavoro. Ma sono decine le testate nazionali, giornalisti di testate nazionali, che ci hanno chiamato e ci hanno fatto capire che questa storia apparteneva a tutta l'Italia, non era solo una storia appunto. Anche perché è uno dei primi esempi di giornalismo fatto dal basso coinvolgendo le persone, i cittadini, in questo caso Marsalese. È stata anche oggetto di studio da parte della Biennale di Carrara, che quest'anno si occupa proprio del tema del monumento, e quindi insomma in questo caso è un monumento alla memoria a Fagiolo, e poi da parte del collettivo di alterazioni video, un collettivo siculo milanese, che sta lavorando invece sul tema dell'incompiuto. In Italia abbiamo 600 opere incompiute, 300 delle quali sono in Sicilia. Purtroppo insomma uno è uno di quelli. Uno spettacolo teatrale ci sarà o no? Sì, lo spettacolo teatrale ci sarà, certo. Non ci sarà Garibaldi per ovvio motivo. Magari ci sarà Anita. Va bene, Garibaldi lo ricorderemo. E grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Giacomo Di Girolamo, a Francesco Tima, Antonella Genna con noi qui stasera, ma anche la quota rosa, coautrici, la ricordiamo così, del libro, indicandola. Va bene, in bocca al lupo alla presentazione per i prossimi libri, per le prossime insomma inchieste. Grazie a voi e viva la radio. Viva la radio Network, Elisa Giacalone, Trapani, arrivederci.